però sappiamo che negli ambienti urbani questa tendenza c'è, forse una parte del merito è anche del cibo. L'altro elemento, abbiamo già accennato quando vi dicevo le differenze tra il 14, per i primi mesi del 14 e la dichiarazione di guerra, è appunto il fatto che l'irredentismo e il nazionalismo diventano molto forti. L'irredentismo, sapete tutti che cos'è, cioè l'amore verso quelle terre che non sono abitate dagli italiani, ma in questo periodo sono ancora in mano ad altri. Qui si crea una pericolosissima spaccatura, e questo mi permette di sentire dalla maggior parte degli studi che raccontano che il fascismo arriva e riesce a sfruttare e riesce a cambiare il mito della prima guerra mondiale e a farlo suo. Non è così. I governi liberali hanno ampiamente spianato la strada a queste interpretazioni, perché in realtà, se voi ci pensate, noi parliamo male degli slavi, non l'ho scritto a caso, già nel 1915, quando noi, scusate, la flatto nazionalista che parlando di prima guerra mondiale per forza ci vado un po' tutti, e quando noi riusciamo a vincere la guerra e questi territori abitati in maggior parte da popolazioni, verranno chiamati in vari modi, ma sicuramente non di lingua italiana, entrano a far parte dello Stato italiano. Qual è la reazione di questi cittadini italiani convinti che bisogna andare là per cacciare via gli stranieri? Ci sono grossi problemi ai confini. Quindi è davvero interessante vedere quello che succede dal 14 al 43 sul confine orientale e verso il Brennero, perché poi si spiega molto bene anche quello che succede pochi mesi dopo, dal 43 al 47. Quando noi parliamo, faccio una breve scursus, poi torniamo alla prima guerra mondiale, parliamo di leggi razziali. Anche nei libri di storia è molto divertente leggere che Mussolini non era razzista, ma ahimè nel 36 si sveglia e decide che deve fare come Hitler. Sappiamo, cioè, gli studi dimostrano che non è assolutamente vero. La prima legislazione razzista italiana è di fine 800, se la prendono prima con le popolazioni delle colonie, poi arriva la seconda ventata di leggi razziste nel 1919 contro popolazioni appena, diciamo così, inglobate negli italiani, e poi arriva quella del 38. Ma non possiamo raccontare che è colpa di Hitler. Scusate, questo è un piccolo di pressione. Altro elemento fondamentale: visto che i soldati non possono andare al cinema e tutti gli uomini, quasi tutti, sono al fronte, protagonisti delle storie sono spessissimo donne e bambini, proprio perché sono gli unici che possono andare al cinema spesso. Direi che questo è un po' presto, andiamo a vedere qualcosina finalmente di quello che veniva mostrato all'epoca. Chiederei gentilmente se possiamo spegnere le luci, le immagini non sono tutte di altissima qualità, grazie. Provo a mostrarvi qualche sequenza dell'epoca, così ci capiamo. Allora, scusate, qui si è chiusa, eccoli qua, video, perfetto. Allora, andiamo subito alla prima parte, bandiera bianca. Allora, scusate, qui dovrebbero funzionare, sempre al punto specifico, e andiamo a vedere un film del 1915. Ve lo mostro per due motivi. Il primo è che fu un film che ebbe recensioni abbastanza positive all'epoca. Il secondo ve lo dico appena l'abbiamo visto. Tutti voi sapete come funziona il cinema muto, non ci sono, molto velocemente, all'epoca non tutti sapevano fare a leggere e scrivere, ovviamente questo problema, soprattutto nei piccoli centri e nelle sale, diciamo così, più popolari, utilizzando un lettore che leggeva le immagini. Visto che la maggior parte del pubblico, una parte del pubblico non sapeva fare a leggere, abbiamo testimonianze che questi lettori in realtà improvvisassero molto, spesso facessero anche le voci dei personaggi. Alcune sale addirittura avevano più lettori per raccontare la guerra con la voce quando c'erano personaggi maschili e femminili, in modo da poter permettere al pubblico. Quello che vediamo noi oggi è, insomma, vi sembrerà ancora più distante da quello che siamo abituati. All'epoca tutto questo avveniva anche con l'accompagnamento musicale dal vivo, quindi insomma è un po' diverso da come lo vediamo oggi, però per darci un'idea già solo le immagini ci aiutano. Siamo già a metà film, vi faccio delle brevi spezzoni perché... Allora,
vedete, visto che è muto posso commentare io, questa è la protagonista femminile che si è arruolata come moltissime donne di cinema come infermiera, ritrova suo marito che è ferito e riesce a convincere i barellieri a portare via proprio lui per primo. Quello che mi sembra interessante di questo filmato, lascerei spento per un po', non so chi è vicino alle luci, quando ho finito magari diciamo di leggere. Ah, perfetto, quindi sarà interessante. Va bene, ok. Dicevamo prima, nel 1915 vengono mostrati gli esiti della guerra. Quello alle sue spalle è, quello almeno di quelli che ho visto io, quello più sanguinoso di tutti. Abbiamo tantissimi soldati a terra feriti e molti di voi dicono, beh, allora non ce l'hai raccontata giusta, via, fammi vedere che ci sono i morti. Sì, fammi vedere che ci sono i morti, ma noi non vediamo intanto com'è la guerra. Se vedete siamo in mezzo a un boschetto, ci sono ancora gli alberi in piedi dietro, tutto il paesaggio è estremamente riconoscibile e sì, ci sono le persone a terra, però sono tutti interi. E già questo non è un dato, non lo dico ridendo, è vero, cioè la guerra viene raccontata come qualcosa di doloroso, ma ancora capibile e soprattutto accettabile. Vi faccio vedere invece, adesso faccio vedere tre filmati di questo periodo qui che mi sembrano interessanti. L'altro che vi faccio vedere è questo, si chiama La guerra è il sogno di Momi. È un film che chi è interessato può trovare per intero sul sito del Museo del Cinema di Torino. So che molti, cioè qualcuno qui è anche insegnante, se io cerco di darvi anche alcune informazioni sono andato a reperire i materiali perché poi possono essere utili. Questo film, che mi piacerebbe mostrarvi per intero, dura tre quarti d'ora e voi non avete fatto niente di male, è un film muto che è molto interessante perché racconta la guerra in due modi. Il primo, non ve lo mostro, lo sintetizzo molto velocemente questa parte, è il babbo che scrive una lettera al figlio e mentre la scrive vediamo quello che lui racconta e assistiamo a una guerra assolutamente risorgimentale. Sono attori vestiti da soldati della prima guerra mondiale che vanno a combattere. Non ci sono le trincee, c'è un bambino che li aiuta, siamo in un bellissimo paesaggio di neve che rimane candida dall'inizio alla fine dei combattimenti, però viene mostrato questo. La parte che invece, che adesso vi mostro anche un pezzettino di questo, così ci capiamo. Cosa dicevamo? Un bellissimo assalto della prima guerra mondiale. Questo è come viene percepito normalmente all'epoca. Siamo già a guerra inoltrata, abbiamo un personaggio assolutamente riconoscibile, un padre di famiglia che racconta al figlio quello che succede. E la guerra è questo, si scivola sulla neve, avanziamo, il nemico non si vede. E non è un segno di modernità, è perché non c'è, ok? C'è un cannoncino che però spara in tutte le direzioni, vedete, di fronte ovunque attorno a lui. Dopo non sto andando avanti, ma quello che ci interessa è questo: vedere che la guerra veniva raccontata così. Molto interessante, purtroppo non ci sono tante immagini, bisognerebbe vedere 5 minuti di spezzone, e visto che io devo raccontarvi ancora un centinaio di anni, nel caso che non ve lo mostri, però lo trovate sul sito, è come il bambino andando a letto si sogna la guerra. Questo film è davvero interessante perché nei sogni del bambino, dove non ci sono più gli attori ma ci sono i giocattoli, perché è un film per bambini, si sogna la guerra in una maniera completamente diversa da quella che gli ha raccontato il babbo. Si sogna i carri armati, si sogna gli aerei, si sogna i bombardamenti, si sogna i gas. Questo film non ci interessa tanto la seconda parte perché ci racconta com'è la guerra, ma perché ci racconta come era talmente acquisito una serie di informazioni che possono essere inserite addirittura in un film per bambini. La parte più interessante di questo film è probabilmente quella del bambino. Okay. L'ultima cosa che vi faccio vedere è un, per la parte diciamo del cinema muto, è un film del 1918, anche questo lo troviamo sul sito del
Museo del Cinema di Torino. 48 secondi, adesso faccio prima a far così. Darlo. Anche questo lo reperite lì tranquillamente per intero, come vedete dalla bella immagine di sfondo. Okay. E il film inizia così. Tutto il film è ambientato, tranne questa prima sequenza, sul fronte interno. Questa però è l'unica sequenza bellica che abbiamo. Sequenza bellica finita. Cosa è cambiato rispetto a prima? Intanto non ci sono le persone, ottimo, giusto. Poi com'è il paesaggio attorno? Ricostruito. È finto e ricostruito, sono d'accordo, però guardatelo. Allora, intanto ottimo, finalmente almeno capiamo che non è una guerra in pianura. Poi, secondo elemento, non è più un paesaggio riconoscibile. Non siamo, se volete vi faccio vedere un attimo, fermo immagine anche della scena di prima, non sono più gli alberelli. Il terreno è pieno di esplosioni, tutto distrutto. Quindi piano piano, è vero che i film sono pochi, ma lentamente c'è un avvicinamento a quella che è un'immagine un pochino più realistica, vagamente realistica del conflitto. Allora, molto velocemente, avrei il piacere appunto di raccontare anche qualcosa su quello che succede dopo la prima guerra mondiale. Se vogliate accendere un attimo le luci di risveglio, perché lo so che il cinema muto non è mai quello che è negli animi più desti. Allora, cosa succede dopo la guerra? Abbiamo già accennato a quello che il fascismo prova a fare, giusto? Abbiamo detto che ora ci filmate, vediamo poi forse se tempo. Abbiamo detto che il fascismo si trova già al terreno spianato dai governi liberali. Abbiamo già visto che anche a livello censorio non inventa niente. La precensura l'hanno inventato i governi liberali nel 17 senza neanche fare una legge. Nel 19 viene tramutata in legge, quindi almeno sappiamo che esiste, e nel 23 cambiano aggiungendo un piccolo comma alla legge di censura. Mentre prima abbiamo detto non si possono mostrare soggetti truci, ripugnanti, non si può infangare l'onore del paese, il fascismo aggiunge un'unica regola alle regole della censura: non si può cercare di alzare lo scontro di classe con l'utilizzo del cinema. È l'unico tipo di modificazione che a livello, diciamo così, a livello legislativo il regime adotta in campo censorio. Le leggi del fascismo, questa legge censura del fascismo, rimarrà valida fino al 1962, quando viene fatta la nuova legge di censura, quella che ancora oggi è attiva. Quindi capite che si fa fatica a credere che il fascismo cambi così tanto rispetto a quello che c'era prima, perché non, in realtà non fa degli interventi importanti. In campo cinematografico qualcosa fa. Però principalmente Mussolini, che era un giornalista e quindi diffidava dei suoi colleghi, controlla da subito i cinegiornali. Crea, diciamo che in realtà la storia è un pochino più complessa, rileva e salva l'Istituto Luce e dal momento in cui lo salva economicamente lo controlla, lo fa controllare dal fascismo in maniera molto diretta. Sul cinema di fiction cosa succede? Allora, non molto. Fino agli anni 30 il regime si occupa, in pratica, non si occupa di cinema di fiction e intrattenimento. Ha già fatto la sua legge di censura e nel 1935 abbiamo un personaggio che sarebbe molto interessante andare a tratteggiare in un'altra occasione, che si chiama Luigi Freddi. È uno storico collaboratore di Mussolini ed è quello che rilancia a livello commerciale il cinema italiano. Luigi Freddi però ha le idee chiarissime: noi non dobbiamo fare politica col cinema. Quindi tutti i film che noi faremo col regime, tranne uno, che è un film di aperta propaganda, fino a che non inizia la seconda guerra mondiale, devono essere film di intrattenimento, il famoso cinema dei telefoni bianchi, categoria insomma un pochino più usata, dove ci sono belli uomini, belle donne, storie d'amore, sono molto ambientati in città, anche se il regime su questo non è proprio troppo contento, e c'è sempre un lieto fine. Nel 1935 si pensa che sia importante fare un film italiano sulla prima guerra mondiale. Era un po' che non succedeva. E si decide di farlo. Luigi Freddi è d'accordo, chiama un regista che viene dal documentario, che si chiama Marco Elter,
che non ha fatto molto altro nella sua vita dopo, ed è un peccato probabilmente, e elaborano questo film. Ci sono due cose da dire. La prima, nel 1900, alla fine degli anni 20, viene inventato il sistema di cinema sonori. Arrivano in Italia attorno al 1930. Quindi noi diremo, vabbè, non li fanno gli italiani i film sulla prima guerra mondiale, li fanno gli altri. Vi mostro una sequenza da quello che probabilmente ancora oggi è il film più importante sulla prima guerra mondiale. È un film del 1930, è il primo film sonoro a vincere l'Oscar, sempre da quando sono i film sonori, è il primo che partecipa, perché è quell'anno lì, ed è Niente di nuovo sul fronte occidentale di Milestone, capolavoro della storia del cinema, su questo non abbiamo dubbi. Vi mostro una breve sequenza, che scusate, mi sono segnato la tempistica esatta. Eccoci qua, 41:30, scusate. E poi la confrontiamo con quella che viene girata in Italia. Se vogliamo provare con le luci, forse si vede. Qui fa comodo anche avere l'audio, perché all'epoca c'è. Immediatamente rispetto ai film che avete visto prima, oltre al sonoro, che il primo movimento perfetto di chi? I primi piani di sotto. Benissimo, abbiamo intanto, mi permetto di integrare la parte di risposta, abbiamo intanto dei controcampi, quindi vediamo non solo la prospettiva dei soldati, che in alcuni casi è addirittura insoggettiva come nelle scene della mitragliatrice, ma vediamo anche da un altro punto di vista. E questo è già sinonimo di avere una mentalità diversa. La guerra non è più un noi contro loro. La guerra sono due persone, una contro l'altra, certo. Ma non è che una aveva ragione e l'altra no. Noi non seguiamo solo l'eroe, seguiamo anche chi lo sta combattendo. E questo non è così secondario. E poi l'altro elemento? La mortalità. Cioè, scusate, ma la scena della mitragliatrice ancora oggi è così in tutti i film della prima guerra mondiale. E davanti persone che cadono come birilli. Questa è la prima guerra mondiale. Così non si poteva raccontare nel 15, nel 16, nel 17, nel 18. Sapete in che anno? Questo film è del 1930. Esce in Francia nel 1932. In che anno esce in Italia? Dopo la guerra. Ma poi la seconda guerra mondiale. Un po' dopo la seconda guerra mondiale. 1955. Memorizziamo questa data, per favore. 1955. Non è una data a caso. Ok? Vorrei farvi vedere, così capiamo, un film italiano quasi coevo. È di 5 anni successivo, è quello che vi dicevo prima, Le scarpe al sole,
che esce nel 1935. Per chi ha un po' di mistichezza con queste cose, L'estate al sole, scusate, è probabilmente il film più famoso girato dal fascismo sulla prima guerra mondiale. Viene da un libro di Monelli, secondo me anche è un libro interessante, e ricordatevi anche il nome di Monelli, perché quando parleremo della grande guerra, film di Monicelli, il signor Monelli, cioè, ci tornerà buono. Un attimo. L'audio è peggiore, è una registrazione più scusata.